looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and guns and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Si scrive centravanti, si legge Roberto Boninsegna. Bonimba è il numero 9 per eccellenza, un attaccante di sfondamento che cresce proprio nel vivaio dell'Inter, all'ombra di Elenio Herrera. Boninsegna non ha nell'altezza il suo principale punto di forza, eppure nel gioco aereo è uno dei migliori. Ha dentro quel fuoco che spesso gli permette di arrivare prima sul pallone, quella cattiveria agonistica che è la caratteristica principale degli attaccanti, perché la tecnica ti fa controllare il pallone e ti fa segnare, ma se non hai grinta su quel pallone non arrivi prima del tuo marcatore. Boninsegna nasce a Mantova il 13 novembre 1943, cresce nel vivaio dell'Inter dove vince il torneo di Viareggio del 1962, ma la sua prima presenza in nerazzurro arriverà più tardi. Secondo Herrera è ancora troppo acerbo, così inizia a girare in prestito tra Prato, Potenza e Varese, prima di passare a titolo definitivo al Cagliari, dove forma una coppia d'attacco da urlo con Gigi Riva. In Sardegna arriva nel 1966, dove contribuisce alla crescita della squadra, che poi vincerà lo scudetto, ma l'amore per l'Inter è troppo grande e così nel 1969 c'è il grande ritorno a casa. Nel suo primo anno all'Inter segna 13 gol in campionato, 3 in Coppa Italia e 9 in Coppa delle Fiere, dove è l'Anderlecht a fermare la corsa interista in semifinale, arrivando in tutto a 25 gol in 46 presenze. In classifica i nerazzurri chiudono al secondo posto dietro allo storico Cagliari, ma sono solo le prove generali per il titolo che arriverà nel 1970-71. È l'anno della rimonta sul Milan, ma è soprattutto una volta di più l'anno di Boninsegna, che solo pochi mesi prima segna l'unico gol azzurro nella finale mondiale giocata a Città del Messico contro il Brasile all'Estadio Azteca. È il momento in cui Boninsegna esplode definitivamente, perché tornato dalla nazionale si carica l'Inter sulle spalle, segna 24 reti in campionato, la sua miglior stagione, e conquista lo scudetto. Trova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.